A colazione le persone spesso compiono quattro errori molto importanti che poi privano di energia, di forza, creano fame e quant'altro. Quali sono questi errori? Il primo è che si eccede nei carboidrati e negli zuccheri in particolar modo, andando a togliere quasi tutta la parte delle fibre. E questo non è salutare da una parte e nemmeno è benefico per la sazietà. Secondo, che si tende a non inserire una fonte proteica, che può essere uno yogurt greco, che può essere una fonte di proteine dell'uovo, che può essere banalmente un toast, che può essere uno shaker proteico o cose di questo genere, o una tazza di latte. Il concetto è che ci deve anche essere una fonte proteica, il muscolo ha bisogno di questo, soprattutto al mattino, anche per dare energia. Il terzo è che le persone non bevono, e invece la mattina appena svegli è necessario tirare giù almeno un paio di bei bicchieroni d'acqua e poi un'altra colazione, chiaramente. Il quarto è che molte persone la colazione la saltano proprio, il che di per sé non sarebbe un problema se avessimo un programma specifico alimentare creato ad hoc che prevede questa roba, ma molto spesso le persone che saltano la colazione è per abitudine o per default, e quindi questo poi porta a affaticamento, sensazione di fame, arrivare al pranzo che si mangerebbe anche il, come si dice, i gambi del tavolino, considerando che spesso chi salta la colazione nemmeno fa gli spuntini. Quindi ragazzi, l'alimentazione è una cosa seria, l'educazione alimentare lo deve essere ancora di più per te stesso, la tua salute e anche la tua estetica.